Buonasera a te e a tutti gli amici di Missione all'ascolto. Allora facciamo il punto sulle alcune trattative in corso. Intanto per quanto riguarda Pezzella, il regista classe 2000 di proprietà della Roma ex Siena, Modena e Reggiana, non ci sono novità, è quanto ci ha scritto il suo procuratore Patrick Bastianelli, ma abbiamo conferme anche dal DS del Pescara Daniele Dell'Icarri. Su Radrezza, classe 93 della Reggiana, Goretti, il neo direttore sportivo del club emiliano, ci ha detto dipende solo dal Pescara. Ricordiamo che c'è una clausola, 70.000 euro per liberare il giocatore. Dell'Icarri ha detto già a Goretti ok, ma solo in caso di promozione del Pescara in Serie B. Sempre calda la pista Mazzocco, che ha già l'accordo con il Delfino, ma deve liberarsi dal Cittadella, a cui è legato da un altro anno di contratto. Attenzione Paolo, perché a centrocampo il nome nuovo delle ultime ore è quello di Marco Firenze. In questo momento il giocatore classe 93, 29 anni già compiuti a giugno, lo scorso giugno, è svincolato e assistito da Giocondo Martorelli, un interno di centrocampo ma anche esterno d'attacco, giocatore insomma molto duttile. Dell'Icarri ha già trovato l'intesa con il giocatore, il suo procuratore, 2 anni con opzione per il terzo. Ricordiamo Marco Firenze, 75 presenze in Serie B con Provercelli Crotone, soprattutto nella stagione 2018-2019, stagione molto positiva per questo ragazzo, e poi Venezia e Salernitana, circa 100 in Serie C. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto con Giovanni Tateo, che è l'agente del trequartista Pasquale Maiorino, classe 1989, ancora un anno di contratto con la Virtus Francavilla, espressamente richiesto da Alberto Colombo, che lo ha allenato 2 stagioni or sono proprio nella Virtus Francavilla. Ebbene, Maiorino spinge per un biennale. Le parti si sono riavvicinate, quindi dobbiamo seguire anche questa trattativa di mercato. Per quanto riguarda il portiere, la scelta è tra un under o un over da affiancare al classe 97 Daniele Sommariva. Tra i potenziali candidati non c'è più Tommaso Nobile, classe 96, ex Virtus Francavilla, a questo punto, perché proprio nel pomeriggio di oggi è stato ufficializzato a titolo definitivo dal Foggia. Resta in piedi l'opzione Chiorra, classe 2001, ex Taranto, lo scorso anno 35 presenze in Serie C, ma di proprietà dell'Empoli, nato calcisticamente nella Fiorentina. Facciamo anche un breve riepilogo, Paolo, prima di restituirti la linea, delle operazioni sin qui effettuate dal sodalizio biancazzurro. È chiaro che alcune devono essere ancora ufficializzate. Per quanto riguarda le uscite, Sorrentino a titolo definitivo al Monza, lunedì ci sarà l'annuncio ufficiale, poi Elisalde all'Independiente, Clemenza al Lentella, De Marchi alla Padova, Di Grazia ufficializzato proprio nel pomeriggio di oggi dal Potenza a titolo definitivo, Nzita a titolo definitivo al Bershot Club belga. In entrata Saccani in prestito secco dal Sassuolo, ex Vispesaro. È ufficiale Milani a titolo definitivo dal Pontedera, poi Ghislandi, terzino destro, classe 2001, in prestito secco dall'Atalanta. Ci sono tutti gli accordi, ex Turris. De Marino dalla Juve in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B. Dal Monza a titolo definitivo Sommariva e Lombardi, il greco Siatunis deve ancora decidere se accettare il trasferimento, comunque arriverebbe in prestito secco. Poi le punte, Lescano classe 96 dall'Entella e Cuppone classe 97 dal Cittadella, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A te.